L'Istituto di Istruzione Superiore Raffaele Casimiri di Gualdo Tadino dal 1960 forma i giovani del territorio, coniugando tradizione e innovazione. Nel corso del tempo abbiamo formato cittadini che si sono distinti nel mondo del lavoro e delle professioni, come testimoniato anche nel nostro annuario, la cui versione digitale è scaricabile dal sito. Abbiamo un corpo insegnante estremamente motivato, molti di loro sono ex studenti, come del resto anche io. L'Istituto Casimiri ha sempre agito nel segno dell'innovazione e della flessibilità, adattando la propria mission alle esigenze del territorio che si sono via via espresse. Infatti, non a caso, la nostra offerta copre tutti i settori maggiori di studio: il settore scientifico, umanistico, tecnologico, informatico e medico-sanitario, con tutte e tre le tipologie di istruzione liceale, tecnica e professionale. La nostra offerta, infatti, si articola nei tre corsi liceali: liceo scientifico, scienze applicate, liceo linguistico, nel corso tecnico, grafica e comunicazione e nel nuovo corso professionale, che si è ben avviato quest'anno, servizi per la sanità e l'assistenza sociale. Abbiamo dedicato già a dicembre, lo rifaremo l'8 gennaio, aperto a tutti, a tutte le scuole della fascia, del territorio, insomma, dei laboratori, con dei moduli di 30-40 minuti che guardano le materie di indirizzo. Quindi abbiamo un laboratorio di latino a fumetti per lo scientifico, abbiamo scientifico e anche linguistico, abbiamo dei laboratori di lingue, dei laboratori scientifici di fisica e di chimica, e poi diamo spazio anche a dei laboratori e delle piccole attività direttamente concrete da far sperimentare ai ragazzi per quanto riguarda il tecnico, il grafico di comunicazione, per servizi l'assistenza sociale, servizi sanitari e assistenza sociale. Questo oltre ai canonici Open Day che a gennaio replicheremo il 10, il 16 e il 22 gennaio. Però mi preme ricordare soprattutto il laboratorio dell'8 gennaio, perché i ragazzi, venendo a scuola, potranno proprio testare concretamente le iniziative che caratterizzano ogni indirizzo. Certamente il liceo scientifico è il nostro fiore all'occhiello, è una scuola estremamente formativa, è un percorso caratterizzato dall'equilibrio tra discipline scientifiche ed umanistiche, che consente allo studente di acquisire delle competenze integrate, flessibili, che non solo lo preparano ad affrontare con tranquillità qualsiasi percorso universitario, sia di carattere scientifico sia umanistico, ma soprattutto gli consentono di acquisire strumenti per interpretare e criticare e leggere criticamente la realtà che lo circonda, e questo è fondamentale nella società di oggi. È stato un percorso di studio molto formativo, ma anche molto impegnativo e gratificante, sicuramente per quanto riguarda la scelta poi dell'università e di come continuerò questo percorso di studi. Ho un'ampia gamma di possibilità che spazia dalle materie umanistiche alle facoltà più scientifiche, senza eccessiva distinzione e senza che diventi troppo impegnativo. Il nuovo indirizzo si chiama Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, è un nuovo indirizzo qui nel comprensorio di Gualdo, che va a preparare ragazzi, studenti, il cui futuro sarà nell'ambito socio-sanitario ed educativo. Si prepareranno dei ragazzi che lavoreranno con le persone
che hanno bisogno di aiuto, il cui compito è quello di fargli raggiungere il loro benessere fisico, psichico e sociale. Quindi andranno a lavorare con minori nei vari asili nido oppure anche nelle scuole come insegnanti o con anziani, quindi nei centri diurni, nelle RSA oppure anche nei vari centri sociali e poi con disabili, quindi nei vari centri. Poi saranno informati sulle problematiche degli immigrati, dei poveri, tutto ciò che riguarda l'utenza che ha bisogno di aiuto. Quindi che cosa andiamo a studiare? Andiamo a studiare sia scienze umane e psicologia, quindi ecco i vari processi mentali che possono affrontare queste persone. E poi di particolare noi andiamo a studiare il territorio, cioè che il territorio cosa offre in aiuto a queste persone. Quindi vari servizi che lo Stato, il Comune, la Regione mette in gioco, a cui i ragazzi devono informare la loro utenza. Quindi indirizzare queste persone a usufruire di questi servizi e fare parte a loro stessi degli operatori che lavorano in questi indirizzi. Questo è lo spazio dove gli studenti creano i propri progetti e danno vita alle loro idee. Ogni studente che entra in quest'aula il primo giorno di scuola sceglie il suo computer e quello sarà per tutto il percorso di studi, quindi diventa quasi un PC personale con il quale progettare. Noi insegnanti cerchiamo di trasmettere loro delle competenze relative alla grafica, alla comunicazione, alla creatività e all'informatica, tutte insieme all'interno dello stesso indirizzo, e credo che quindi questa sia una proposta davvero unica nell'ambito territoriale. Il nostro è un istituto tecnico e pertanto gli studenti possono anche scegliere di terminare il percorso di studi finito il quinto anno, quindi presa la maturità, e possono intraprendere una carriera lavorativa in diversi ambiti che possono essere quello delle agenzie pubblicitarie, studi grafici, redazioni giornalistiche, tipografie, lavorare come grafici freelance, quindi come liberi professionisti, o addirittura intraprendere una carriera nell'ambito scolastico e quindi come insegnanti tecnico-pratici. La nostra scuola dà molto valore alle attività laboratoriali, infatti dal terzo anno in poi gli studenti hanno 10 ore settimanali di laboratorio alle quali si aggiungono diversi corsi specifici in ambito grafico e di comunicazione, e quindi possiamo dire che qua a Casimiri impariamo divertendoci. Oggi sto utilizzando un programma che si chiama Adobe Illustrator e sto realizzando un robot che rappresenta la mascotte della scuola. In quest'aula ci sono dei software che ci permettono di concretizzare e attualizzare dei progetti che svolgiamo su carta, per esempio foto, video e siti web. In questo istituto, al Casimiri, ci divertiamo molto imparando. Purtroppo la pandemia ha penalizzato anche il settore scolastico, però noi siamo pronti a ripartire da capo. Il Casimiri ha una lunghissima tradizione sia dal punto di vista linguistico insieme a tutti gli altri settori disciplinari che presenta nell'offerta formativa, e tra le altre cose noi abbiamo la possibilità di permettere ai ragazzi di sviluppare le loro abilità linguistiche non solo dal punto di vista teorico ma anche dal punto di vista pratico. Abbiamo un laboratorio linguistico che è stato inaugurato quest'anno con dei mezzi nuovi perché i ragazzi si collegano tramite il computer centrale a tutte le loro postazioni e possono fare delle attività che sono pratiche appunto per migliorare la loro pronuncia e la loro espressione vocale. Dopodiché, tra le altre cose, tra tutte le attività che propone il Casimiri, la cosa bella è che i ragazzi possono fare proprio esperienza sul campo. Abbiamo all'attivo numerosi soggiorni che vanno, i ragazzi si impegnano ad andare all'estero nelle scuole che sono gemellate con il nostro istituto e anche fanno durante gli anni dei mini stay nei diversi posti proprio per approfondire tutte le diverse lingue che vengono praticate e parlate qui al Casimiri. Questo indirizzo, cioè il linguistico, mi staranno
moltissime opportunità dal punto di vista interdisciplinario e interculturale, dato che sto ampliando le mie conoscenze in tre lingue, le quali offrono certificazioni, viaggi all'estero. Appunto, io personalmente ho frequentato il corso di inglese di livello B2, un corso che ha valenza internazionale, è stato riconosciuto in tutto il mondo come un corso che può offrire sbocchi lavorativi, toglie degli esami all'università, perché tutte le università richiedono un esame che con almeno un livello di inglese pari al B1. Quindi insomma, questo indirizzo mi sta dando moltissime opportunità a livello personale. Diciamo che questo percorso un po' travagliato comunque mi ha portato dei frutti, perché appunto abbiamo conseguito comunque le certificazioni, come per esempio quella del Cambridge, che doveva essere a maggio, ma comunque l'abbiamo fatta a novembre dell'anno scorso, è passata con successo tutti quanti gli alunni, e quindi è una certificazione che appunto toglie degli esami all'università e aiuta anche molto per la pronuncia, perché ci sono appunto, c'è lo speaking, il listening e anche il writing e il reading, e quindi diciamo che è un'esperienza molto formativa, che forma sia te stesso che proprio anche il tuo futuro, e quindi è anche molto importante, quindi siamo contenti. Noi abbiamo avuto l'opportunità di andare in Grecia con il progetto dell'Erasmus, e è stato secondo me un progetto molto formativo, un'opportunità molto importante sia a livello personale che a livello didattico, perché ci ha permesso di interfacciarci con delle culture diverse dalla nostra e di migliorare le nostre abilità linguistiche, perché ci siamo trovati a comunicare con persone che non conoscevano l'italiano, e quindi abbiamo dovuto sperimentare sia le lingue che poi anche il modo di comportarci con loro, perché appartenevano a culture diverse dalle nostre, quindi è stato formativo a 360 gradi.